Ho lavorato e sono sfinita. Non immaginavo così tanta fatica e così tanta noia. Adesso lo so che le immagini non sono solo immagini, sono comunicazione, memoria, sapere, educazione. Di certo non immaginavo che le immagini televisive fossero uno specchio così preciso per alcuni comportamenti. Ho cercato di vedere dentro quello specchio per vedere chi siamo e magari riuscire a modificarci se non ci piacciamo. Ho capito anche che gli specchi servono spesso a nascondere oltre che a rivelare. Ricordo quando Marco mi diceva che la TV ha un potere incredibile. Pur parlando del reale, rappresentando il reale, riesce a dissimulare. La TV oggi ruba, deturpa, mina il paesaggio della coscienza di tutti. Ci toglie le radici e le fondamenta. Tesoro, vai pure che Tino deve darti un'occhiatina, vai, vai. Ecco, grazie. Vuoi andare, grazie. Volti ricondotti a maschere dalla chirurgia estetica. Corpi gonfiati a dismisura come fenomeni da baraccone di un circo perenne che ci rimandano un'idea di donna contraffatta, irreale. Allora sono sicura che la TV la puoi guardare, la puoi sopportare, ma solo pensando che è un grande circo. Chi siamo? Cosa vogliamo? Come mai tutte le donne d'Italia non scendono in piazza protestando per come veniamo rappresentate? I volti e i corpi delle donne reali sono stati occultati. Al loro posto la proposizione ossessiva, volgare, manipolata di bocche, cosce, seni. Una rimozione e sostituzione con maschere e altri materiali. Dove sono finite le qualità del femminile nelle immagini che oggi dominano? Allora, belle e mute in TV sono così le donne che piacciono forse agli uomini? Un passo avanti, un passo indietro, una provocazione, ne parleremo con i nostri ospiti. Dopo anni di lotte e recriminazioni per eliminare dalla TV la valletta muta al fianco dei conduttori, ecco che sta tornando in auge la bella ma silenziosa dama di compagnia. Corsi e ricorsi storici. Non riusciamo a scorgere in TV una natura peculiare dell'essere femminile, un'identità nuova, originale, genuina, se non una in contrapposizione a quella maschile, a parte pochissimi casi su reti minori o in orari di bassa audience. La presenza della donna in TV è una presenza di quantità, raramente di qualità. Allora diciamo insieme, signore e signori, pubblicità. La donna proposta sembra accontentare e assecondare i presunti desideri maschili sotto ogni aspetto, abdicando completamente alla possibilità di essere l'altro. Tu sei uscita su vari giornali, sì. Con tanti uomini. Fin quando lo fa l'uomo, lo sai, che esce con tante donne, quindi sì, il mio fidanzato, è sempre bene. Che mi potessero quando una donna si fa vedere carissima. Con tanti uomini, viene definita invece un'altra ma non credo cosa. Proprio. Ridotta e autoridotta sia ad oggetto sessuale, impegnata in una gara contro il tempo che la costringe a deformazioni mostruose, costretta a cornice muta, o assurta al ruolo di conduttrice di trasmissioni inutili, dove mai è richiesta la competenza. Grande campionessa! Quante medaglie? Di che tipo? Di che tipo, accomodati? Non lo so. Benvenuta, ben trovata Roberta. Allora, tu sai, lo vediamo tutti, una bellissima ragazza. Avresti potuto fare una vita tranquilla, magari sposarti un principe, che ne so. 7 carciofi, succo di limone mezzo, cosa vuol dire succo mezzo di limone? Mezzo limone. Succo di mezzo limone, va bene? È come se la donna non riuscisse a guardarsi allo specchio, non accettando se stessa, la propria faccia, così com'è. Si parla di labbra. Di labbra. Oh, 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 oh. Labbra vere, labbra finte, cosa bisogna mettere, cosa fa male, cosa è utile. Allora, partiamo subito con le labbra, quelle là che uno ogni tanto vede che sono queste cose... Essere autentici probabilmente costituisce uno dei diritti fondamentali dell'uomo, ma essere autentici richiede di saper riconoscere i nostri desideri ed i nostri bisogni più profondi. Dal mio punto di vista, credo che il vero problema delle donne sia non essere più in grado di riconoscere i propri bisogni e di conseguenza, com'è possibile essere autentiche? Poi comunque,
Maria, la femminilità è altro, la seduzione ci sta. Essere donna, essere femmina, profumare di femminilità è un'altra cosa. Parli proprio te di profumare di femminilità. Assolutamente. Guarda, sì, mamma mia. Guarda tesoro, senti, fra te parli. E me, io sembro una bambola, tu dobbiamo parlarne. Non lo faccio per me, lo faccio per gli uomini italiani. Ti tocca la doccia. Fare la doccia. Prego. Vai Sara. Grazie alle nostre ragazze, vieni, grazie. Vieni. Vai Sara, vai. Aspetta. Con la doccia. Chiudete. Ti aiuto, vai. Silvia, su questo, dimmi, divano c'è una gara di davanzali. Guarda, che lascia, tu dovresti solo scomparire. No, Alfonso, lascia perdere, perché io ho chiesto alla Sarda se aveva qualcosa per rinforzare, ma non c'è niente, non, ma se non c'è la materia prima. Va bene, grazie. Parliamo d'altro, ragazzi, ok? Comunque vi guardo e sono felicissima per voi, cosa devo dire? Abbiamo introiettato il modello maschile così a lungo e così profondamente da non sapere più riconoscere cosa vogliamo veramente e cosa ci rende felici. Il gusto della seduzione. Voglio dire che ci guardiamo l'un l'altra con occhi maschili. Guardiamo i nostri seni, le nostre bocche, le nostre rughe, come pensiamo un uomo ci guarderebbe. Il modello corrente di bellezza non ci rappresenta ed è perlomeno strano che la pubblicità utilizzi immagini con riferimenti sessuali appetibili per i maschi per attrarre però pubblico femminile. Il gusto della seduzione. Sono sicura che senza questa pressione continua sul dover essere belle, secondo dei canoni che noi non abbiamo scelto, ci accetteremo molto di più per quel che siamo. E se è vero che i corpi dicono sempre qualcosa di più della lingua di chi vorrebbe dominarli, cosa ci stanno dicendo questi corpi? Vai, vai, forza! Forza, che manca poco! If everybody had a notion across the USA, then everybody'd be serving like California. Al Bagaglino, poche settimane dopo l'umiliante vicenda di Ballettopoli, Elisabetta Gregoraci avvalorava il suo ruolo umiliante avuto nello scandalo cantando la rumba del Lecca Lecca. E avevamo bisogno della valletta Sadomaso? C'era bisogno di una figura così carica di un erotismo per nulla solare che probabilmente impedisce che gli uomini che rientrano a quell'ora dal lavoro abbiano voglia di cambiare canale. Perché è accaduto? Forse un'ipotesi è perché è così che funziona il sistema. Questi sono i nostri modelli di riferimento. È così che funziona dall'alta moda alla politica, dallo sport alla musica pop fino alla medicina. Entrarne a far parte ti rende una donna forte, ti dà potere. Buongiorno dottoressa, come stai? No, tutto bene, bene, grazie. Allora, occupiamoci del viso. Allora, oggi facciamo proprio dei trattamenti che servono proprio, come avete detto poco fa, a sistemarci per le feste. Abbiamo stabilito che le donne emancipate devono proporsi pubblicamente e dichiaratamente come oggetto di desiderio. Sempre e comunque in ogni situazione, anche quando siamo interpellate per la nostra professionalità, anche quando sullo schermo ci sono donne adulte, preparate, che avrebbero forse delle cose da dire. Cioè, la bellezza è criminalizzata in questo paese. Perché? Le donne belle, vero, le veline... No, fammi finire, vero, ti prego. È vero. Le donne belle sono automaticamente stupide. Le veline sono automaticamente delle donne leggere. Scoprirsi. I tacchi devono essere sempre molto alti. A spillo, con la cavigliera, con delle catene sadomaso. Siccome però l'unico segno di desiderabilità che siamo in grado di riconoscere è un'esplicita allusione sessuale, abbiamo convertito tutta la nostra cultura all'estetica di uno strip club. Per riprendere queste immagini è necessario posizionare prima delle riprese la telecamera in modo che possa riprendere poi seni, vagine, cosce, come in un film porno. Se non che siamo sulla TV pubblica. Cristina, ultima eroina del Grande Fratello, è figlia del femminismo, che reinterpreta a suo modo. Prima c'era tutto da conquistare. Oggi, utilizzando anche quelle armi che una femminista avrebbe aborrito, ha dato vita ad un modello di donna nuova, che ha in sé molte contraddizioni. Racchiude in sé tutti i simboli del femminile che lei ha manipolato sino a renderli più consoni al mercato,
Ma il suo carattere non è da sottomessa, perché oggi, per avere successo in questo mondo, ci vogliono degli attributi maschili. Piacerà secondo me al pubblico maschile per le mie forme, ma piacerà soprattutto al pubblico femminile perché dicono: questa è una vera e propria ragazza con le palle. Cristina è tornata a pigolare, come la Milo, la Biagini. Da anni però le donne avevano riacquistato un tono di voce adulto. Ragazzi, sembriamo cinque scemi! Curiosamente, molte delle ragazze da calendario non sono altro rispetto alla femminilità diligente e studiosa, ambiziosa e determinata, descritta dalle statistiche della scuola. Spesso si tratta delle stesse ex bambine bravissime, gioia delle maestre. Sara Tommasi, paperetta, schedina e concorrente all'Isola dei Famosi, dichiarò: «Dopo 4 anni di studi alla Bocconi, sono stata manager in una grande azienda. Oggi sono io il prodotto, un prodotto che vendo nel mercato dello show business».